Oggi mi vedete granata, so che non è proprio il colore che solitamente uso all'interno del canale, ma dove vivo è in corso una rievocazione medievale, una festa medievale dove ci dividiamo, no? Per casate, quindi quella dove sono io siamo di questo colore qua. Non è stata la mia scelta, però lato calcio ovviamente è tutto un altro discorso. Ragazzi, come state? Oggi un video con tre notizie di mercato, tra l'altro strano perché il weekend, di solito il fine settimana, il sabato, la domenica, è difficile avere qualcosa di cui parlare, invece oggi addirittura tre voci. Tra l'altro mi collego a questa cosa perché l'altro giorno ho letto un commento di un ragazzo che diceva un video di 10 minuti in cui solo per 3 minuti si parla, riesce a dare una notizia e per gli altri 7 invece parli te spiegando quello che vuoi dire. Ma ragazzi, penso che sia normale che essere così, no? Nel senso, quali video avete visto in cui 10 minuti ci sono 10 minuti di notizie tutti i giorni? E al di là di quello, io come sempre amo dire che non riporto notizie, non sono io che do le notizie, io ecco, le riporto appunto, le commento, provo a dare la mia opinione, quindi per forza di cose il minutaggio inerente alle notizie è ridotto e quello inerente alle riflessioni è un po' più largo, un po' più morbido, e sarà sempre così, quindi mettiamoci il cuore in pace. La prima notizia è Demiral ufficialmente riscattato dall'Atalanta. Tra l'altro mi fa ridere perché ieri vi avevo lasciato dicendo si va verso l'Atalanta che non riscatta Demiral, oggi è l'ultimo giorno disponibile, manca ancora qualche ora, se poi cambierà qualcosa domani ne parleremo. Oh, l'ho chiamata, eh? Diciamo che è anche un po' il discorso che vi ho fatto questa settimana. Quando non c'è ancora un'ufficialità, ragazzi, per quanto si vada in una direzione, per quanto sembra essere tutto fatto, calma, calma, morbidi, perché appunto tutto può cambiare da un momento all'altro. Il mercato è una cosa di questo tipo. In un secondo tutto può cambiare. E dato che ieri era l'ultimo giorno disponibile, fino alla mezzanotte l'Atalanta poteva riscattare il Miral, l'ha fatto. Torino non ha riscattato Mandragora invece, guardate, una extra la butto lì nel calderone. Quindi io vi invito sempre a rimanere un attimo tranquilli perché lato mercato in un secondo può cambiare tutto. E quindi vediamo anche Di Maria, no? Questo è il weekend di attesa per le risposte di Maria, ne abbiamo parlato ieri. Rilassiamoci, facciamoci il nostro fine settimana tranquillo, chi deve andare al mare, chi deve andare in montagna, tutto bello e beati. E poi lunedì cerchiamo di capire se poi Di Maria effettivamente avrà dato una risposta alla Juve oppure no. Quindi Demiral riscattato, una ventina di milioni di euro, si parlava anche di rivendita, di bonus, per il momento queste sono le cifre, poi vedremo anche quando la Juventus le confermerà sul sito ufficiale, l'Atalanta non le ha confermate anche se l'accordo era stabilito l'anno scorso, immagino che non sia cambiato niente, anche se l'Atalanta aveva provato ad avere un piccolo sconto, vedremo se poi questo sconto ci sarà stato o se avranno utilizzato dei bonus specifici sulla rivendita, insomma. Anche perché l'Atalanta secondo me proverà a dare comunque via Demiral, proverà a cederlo all'estero dove magari lo pagheranno di più. E sempre all'estero, e sempre Premier League, dobbiamo puntare il mirino perché ieri sera Sky Sport ha lanciato quella che per me è una bomba. Ha detto Rabiot in uscita. Io credo che la Juve non lo ritenga un giocatore in uscita. Parto da questo presupposto, penso che per la Juve Rabiot sia un giocatore da trattenere, se possibile, quindi non mi immagino una Juve che lo va a cedere a zero, perché ha solo un anno di contratto, penso che la Juventus voglia comunque accumulare qualche soldino per fare una plusvalenza reale, dato che Rabiot è arrivato a parametro zero, più le commissioni ovviamente, ma quelle ci sono sempre, sui parametri zero. Non è la situazione come quella di Ramsey in cui la Juve vuole cercare di svincolare magari il giocatore per risparmiare l'ingaggio, no, credo che la Juve ritenga Rabiot un elemento importante, poi io sono sempre quella, a me è un giocatore che non trasmette niente, un giocatore che in tre anni, ormai wow, tre anni alla Juventus non mi ha mai fatto innamorare, un giocatore che io ritengo cedibile, però dall'altra parte ragiono anche sul rendimento di Rabiot sotto il punto di vista degli infortuni, è uno che c'è sempre stato, che non si è mai fatto male, quindi questi giocatori secondo me per una società non costituiscono mai un problema, poi il rendimento in campo a me continua a non convincere, continuerà sempre a non convincere probabilmente, e mi immagino anche che la posizione di centro-sinistra del centrocampo possa essere presa da Pogba eventualmente in caso di arrivo, che siamo sempre lì, è tutto fatto, bla bla, 99% per quanto mi riguarda, l'1% anche con la storia di Miral lo tengo sempre in ballo. Tra l'altro Sky Sport riporta una volontà di Rabiot di provare una nuova esperienza in Premier League o comunque all'estero, un campionato diverso, quindi Rabiot stesso che chiede alla Juventus cerchiamo di trovare un incastro perché mi piacerebbe cambiare, fare qualcosa di diverso.
ben venga, anche perché la Juve ora con Mandragora che torna, addirittura con l'acquisto di Pogba avrebbe 13 centrocampisti in rosa, qualcosa va fatto, con Fagioli si sono incontrati, potrebbe rimanere alla Juventus, almeno la tournée dovrebbe farla con la Juventus, dovrebbe quindi rinnovare il contratto, ci sta che vengano fatte delle scelte per quanto riguarda le cessioni a centrocampo, ci sta che Rabiot possa essere uno dei giocatori in uscita. E attenzione invece, perché la prima pagina della Gazzetta la sto vedendo qua, assalto a Koulibaly, Juve vitamina K, voglia di super difesa, il senegalese con De Ligt, i 20 milioni dell'Atalanta per Demiral aiutano. Ragazzi, io sono sempre di quella. Magari Koulibaly, perché De Ligt, Koulibaly con Bonucci in panchina sarebbe un lusso incredibile, eventualmente Gatti con Rugani in uscita sarebbe un lusso incredibile. Io non ci credo. Io continuo a non credere a Koulibaly. Non tanto che non lasci Napoli, quello può farlo. Secondo me Koulibaly potrebbe davvero lasciare Napoli. Ma che la Juve possa essere davvero la favorita per acquistarlo, ecco, faccio un po' fatica a crederci. Intanto perché non penso che il Napoli voglia fare questa cosa, e penso anche che ce lo faccia pagare di più nel caso, eventualmente. In seconda battuta, anche lo stesso Koulibaly secondo me preferirebbe un'altra situazione, un'altra squadra. Penso che le contendenti, i pretendenti per Koulibaly non manchino, credo che sia un giocatore importante, tra l'altro ormai al top della carriera, quasi che inizia la fase discendente. Questa è un'altra delle motivazioni che mi spinge a non credere a Koulibaly alla Juve, perché la Juve non ha la volontà di investire tanti soldi in profili per quanto riguarda il cartellino, non per gli ingaggi, ma per i cartellini di giocatori trentenni vicino ai 30, sopra i 30. Delle due, la Juventus va a investire, che ne so, 40 milioni su uno come Bremer, che è più giovane e quindi rivendibile, si può creare una plusvalenza, è un giocatore che non va ad ammortare tutti gli anni per poi scadere in un parametro zero. La Juventus ora queste cose ci sta attenta, può ancora tesserare trentenni, infatti è interessata a Kostic, che ha circa 30 anni, si ragiona comunque per Morata. Tra l'altro anche qua Romero l'altro giorno ci ha dato un'indicazione chiara e precisa che non aveva mai preso in considerazione, almeno personalmente non ci avevo mai pensato. Morata-Kostic uno l'altro, è per quello che la Juventus stava provando a proporre all'Atletico Madrid 15 milioni di euro, che dovrebbe essere circa quello che è stato proposto all'Eintracht proprio per prendere Kostic, giocatori che hanno bene o male la stessa età, stesse situazioni contrattuali, quindi un anno praticamente alla scadenza del contratto, valutazione che deve essere quella. Quindi la Juve certi profili comunque li cerca, perché sono magari giocatori utili alla causa, ti paga anche il cartellino, ma ovviamente se sei sui 30 devi tirare giù. E io non credo che la Juventus possa reinvestire 20 milioni presi da Demiral per Koulibaly, magari prendere Koulibaly a 20 milioni. Secondo me il Napoli almeno 40, forse anche di più, alla Juventus potremmo andare a chiederli. Forse le altre squadre anche 30, 25, una roba del genere, in caso di volontà di Koulibaly di lasciare Napoli. Ci sono dei problemi anche lato rinnovo, lo sappiamo, gli hanno proposto un rinnovo più basso, molto più basso, intorno alla metà di quello che percepisce, quindi secondo me Koulibaly Napoli potrebbe lasciarla in questa sessione di mercato. Magari fosse davvero un colpo da Juve, però ci devono essere i presupposti per poterlo andare a prendere, perché dagli errori bisogna imparare, e abbiamo imparato un pochino vedendo le situazioni Higuain e Ronaldo andare a prendere giocatori con un'età media molto avanzata, pagando tanto il cartellino, poi come è andata a finire? Non benissimo. Quindi sono d'accordo con la Juve su andare a prendere Koulibaly eventualmente, però ragazzi, bisogna tirare giù, e penso proprio che il Napoli non lo voglia fare. Comunque, tre notizie di calciomercato più l'extra del non riscatto di Mandragora, direi che possiamo ritenerci assolutamente soddisfatti per essere un fine settimana, il fine settimana dell'attesa, perché poi non è certo, non lo sappiamo al 100%, però dovrebbe esserci anche la risposta di Di Maria, e svegliarsi la prossima settimana, lunedì mattina, iniziare il lunedì mattina con la conferma di Di Maria alla Juventus, mi farebbe molto molto piacere.